Amici di Onda Libera TV, siamo qui a Saltara durante la manifestazione Mangiando si impara. Un'iniziativa in base alla quale il Comune di Saltara ha avviato l'introduzione del menù biologico all'interno delle mense scolastiche. Siamo qui alla presenza con due operatori del settore, possiamo dire direttamente, perché il progetto viene gestito attraverso la cooperativa Gerico, abbiamo qui il signor Ceccarelli, sì. E attraverso l'associazione Emporio? Sì, è l'Emporio dei produttori di Fano, capitanato dalla società Gerico, okay. A cui noi, io sono un produttore di barchi, produco ortaggi e allevo animali, insomma, però attualmente sono coinvolto con il progetto della mensa scolastica di Saltara con la fornitura di ortaggi attraverso l'Emporio di Fano comunque. Quindi l'Emporio di Fano è il primo fornitore, oltre che degli ortaggi, anche di pasta, farina e altri prodotti, tutti i prodotti delle aziende locali del comprensorio, insomma, intorno a Fano. Quindi possiamo dire che è una produzione a chilometro zero, come si dice normalmente? Assolutamente sì, anche se qualche chilometro la merce lo fa, però però comunque sono prodotti locali che vengono raccolti la mattina per essere consegnati il giorno stesso. Bene, allora signor Ceccarelli, lei è della cooperativa Gerico, ci parli un po' delle attività di questa cooperativa. Sì, la cooperativa sociale Gerico è nata nel 1997 e fino a 3 anni fa si occupava di raccolta differenziata, ancora adesso si occupa di raccolta differenziata, ma dal 2010 è nato l'Emporio dell'Altra Economia. Abbiamo messo in rete quindi 35 produttori, produttori agricoli, ma anche produttori tipo di pasta, olio, passate, quindi prodotti confezionati. Tutti della nostra zona, e dove non troviamo prodotti qui nella provincia andiamo, ci facciamo un po' più di strada, ma è chiaro che se vogliamo le arance o il parmigiano ci dobbiamo spostare dalle nostre parti. I nostri prodotti sono tutti certificati biologici o in conversione biologica, ma alla mensa diamo solo i prodotti certificati biologici. Più noi proponiamo nel nostro emporio anche i prodotti ecosolidali, quindi un'attenzione verso i lavoratori del sud del mondo. Ci sono anche prodotti non alimentari nel progetto emporio, come saponi, detersivi, scarpe e altro, tutti nell'insegna dell'ecosostenibilità. Ecco, potete dare qualche riferimento tipo indirizzo email per il pubblico? Ma possiamo dare l'indirizzo dell'Emporio, che è meglio che lo dica Andrea. Okay. Che è via Paolo Borsellino 14B, è nella zona del Codma di Fano. Il sito è www.emporioae.com. Il numero di telefono, se volete, è 0721 80 0008. È un negozio come altri negozi, quindi fa un orario di apertura mattina e pomeriggio, però dietro c'è un lavoro di una cooperativa sociale e di tanti produttori della nostra zona. Grazie mille e buon lavoro. Grazie.